Sfruttati e sottopagati da un imprenditore pesarese che lavora nel settore degli infissi, costretti a subire continue minacce, dimissioni forzate, turni di lavoro estenuanti, straordinari non pagati e non riconosciuti, insulti e sopraffazioni continue. Sono 5, a cui in seguito se ne sono aggiunti ulteriori 9, 2 pakistani, 4 italiani, un liberiano, un guineano, un rumeno e in parte richiedenti asilo, gli operai sottoposti a condizioni di lavoro degradanti e umilianti. Dopo l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell'imprenditore del 15 novembre scorso, il GIP ha continuato le indagini e sequestrato somme di denaro, fabbricati, terreni agricoli e veicoli per un valore totale di 60.000 euro. In più l'imprenditore aveva assunto 2 operai richiedenti asilo che per legge non potevano lavorare.